Ruolo da cancer coach comporta anche fare da guida in aspetti pratici correlati alla famiglia e come influisce la malattia sulle relazioni personali. Sappiamo benissimo che molte donne che hanno il cancro sono anche mamme, quindi oltre ad affrontare la malattia si trovano a dover gestire anche l'impatto che ha la malattia sulle persone che la circondano, e in questo caso parliamo proprio dei figli. Quindi la domanda che viene spontanea è proprio questa: lo devo dire ai miei figli? Non lo devo dire? Ma come faccio a dirglielo? Qual è la cosa giusta da fare? Il mio consiglio è: pensa a quando tu eri bambina, a quando percepivi le tensioni che c'erano in casa, a quando gli adulti erano in conflitto, tu non sapevi il motivo, ma in qualche modo percepivi quest'aria tesa. Scommetto che avresti voluto qualcuno che ti spiegasse cosa stava succedendo, perché sapere è molto più rassicurante di non sapere. I bambini molto spesso, quando non ricevono le informazioni adeguate, cercano da soli di crearsi delle spiegazioni, e tutto questo gli crea incertezza e soprattutto una visione molto peggiore di quella che potrebbe essere. Il rischio è che il bambino interpreti in maniera sbagliata la situazione e che si crei delle colpe sentendosi la causa del malessere che avverte in te. Senza contare poi che se tu lo tieni all'oscuro potrebbe venirlo a sapere da altri e in questo caso sentirsi tradito per non averlo saputo direttamente da te. Dopo queste riflessioni, quindi, il mio consiglio è proprio quello di informare i vostri bambini, che siano piccoli o grandi. La cosa migliore sarebbe proprio che tu stessa gliene parlassi. Fallo come lo faresti con un adulto, ovviamente con le giuste misure, con il giusto atteggiamento, con i giusti stati d'animo. Non trattenere le tue emozioni, vivitele, quindi se ti viene da piangere fallo anche in sua presenza, ma ovviamente sempre spiegandogli il perché e il per come, e soprattutto coinvolgendo il proprio stato d'animo al suo, chiedendo qual è il suo stato d'animo, come se la sta vivendo e soprattutto quali sono le sue preoccupazioni, considerando che per il bambino la mamma è, per quanto sia, un riferimento molto importante. Prima di iniziare le terapie vi consiglio di spiegare anche a loro tutti i cambiamenti che avverranno in famiglia, quindi l'iter delle cure e i cambiamenti che potrebbero esserci nel tuo corpo. Non è necessario spaventarli con i dettagli, ma al tempo stesso raccontare a loro la verità. Sì, non fare false promesse che non saprai se potrai mantenere oppure no, del tipo: tranquillo, sarà tutto come prima, non ti preoccupare, non succederà niente, vedrai, è tutto a posto. Tutte frasi che in qualche modo non risuonano con lo stato d'animo che stai vivendo in quel momento e di conseguenza non verranno percepite. Mi auguro che questo video ti sia stato utile, e se senti la necessità di intraprendere un percorso personale o il bisogno di approfondire questi temi, sappi che io sono qui per te. Se ti è piaciuto il video, metti un like e condividi con i tuoi amici. Grazie.